Scivolare su una buccia di banana capita a tutti. Sing, 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 sing. Attori, cantanti, politici, calciatori, star e starlette, ma anche a persone normali. Io e i miei stylist, in 2 anni, ne abbiamo viste di tutti i colori. Oh, madre santa. Armadi da film horror. Accidenti. Madonna, una macchia scura, No, dai! Abbiamo finito, non c'è più niente da fare. Grazie. Scarpe improponibili. Le immancabili Blunston per tutti i giorni. Quando vai a lumache, a funghi. Accessori al di là dei miei incubi peggiori. Io ho paura del freddo. La nostra missione è aiutare le donne a ritrovare uno stile. E perché no? A sentirsi non solo più belle, ma anche più sicure. Sarà il look dei miei sogni. Perché un bel vestito può davvero cambiarti la vita. Questa settimana è il turno di Marta ed Emilia. Ben arrivati, cari stylist. Come state? Bene, grazie. Molto bene. Vi vedo belli agguerriti, quindi vi fornirò subito gli elementi per la vostra sfida. Ecco le bucce. Cari Moore, per voi ho Marta, 30 anni, di Milano. Oh no, la classica fighettina milanese. Prima o poi ci dovrà capitare, eh? Non essere così acido. Giusy, qual è il problema di Marta? Roberta, questa ragazza purtroppo ha un problema davvero serio. Cioè? La mamma. Mamma mia, signori. Grande problema. Sai, la mamma di Marta è una classica sciura milanese, elegante, ben vestita, che bada molto a come si veste la figlia, che la critica anche molto, e lei ha bisogno, secondo me, di emanciparsi. Allora, guarda, ritiro tutto, Giusy, massima solidarietà con Marta. Le infonderemo una bella dose di fiducia in se stessa. Esattamente quello di cui ha bisogno. Ma prima di spedirvi nella vostra operazione, anche per voi, cara stranissima coppia, ho un soggetto interessante, una buccia di qualità. Emilia, una splendida vedova di 49 anni che vive vicino a Lecco. Oh mio Dio, di qualcosa tu, Matteo, ti prego. Ah, beh, cosa, secondo me c'è poco da dire qua, Non lo so, bei capelli, Giusy, dacci una motivazione. Vi guiderò lungo la strada. Emilia è rimasta vedova, vuole rimettersi in gioco, ha tutte le possibilità per farlo. Lei stessa però sa che il suo stile è esagerato, un po' sopra le righe, infatti si definisce un po' pazzerella. Starà a voi rimetterla, come dire, in carreggiata, con uno stile più sobrio. Secondo me questa sfida è molto dura. Tu cosa ne pensi, Giulì? Guarda, sono ancora abbaiata da questi capelli, io devo riprendermi un attimo. Emilia ha bisogno di voi, Marta di voi e io di voi. A questo punto io vi do la consueta raccomandazione. Andate, controllate cosa c'è negli armadi, eliminate, strappate, distruggete. Sono sicura che voi sarete severi ma giusti. E soprattutto sono sicura che, come me, direte hasta lo stile. Sempre. Marta ha 30 anni, fa l'impiegata e vive a Milano. È prigioniera di uno stile monotono e banale, molto criticato dalla mamma, fashion victim, che non perde occasione per manifestarle il suo disappunto. Una buccia da liberare. Emilia è un'iperattiva signora di 49 anni di Colico, sul lago di Como. È un'imprenditrice che gestisce 2 bar con successo, ma che non sa gestire il suo look. Vuole sentirsi sempre giovane, ma forse vestirsi da teenager è un po' troppo. Una buccia che deve fare pace con la sua età. Siamo i Moore. Siamo Giulia e Matteo. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Piacere, Roberta. Marta. Antonio, piacere. Ciao. Io sono Giulia. Piacere, Emilia. Mia mamma. Piacere. Ciao, piacere. Ciao, piacere. Ciao, Emilia. Ciao, Emilia, piacere. Giusy ci ha detto che sei la buccia perfetta per noi e noi siamo accorsi immediatamente. Perfetto. Entrate pure. Grazie.
Marta, raccontaci la tua storia. Io ho 30 anni e sono impiegata. Convivo da poco con il mio fidanzato. Non mi sono spostata tanto da mamma perché lei abita esattamente di fronte a me. Ah. Emilia, raccontaci qualcosa di te. Ho 49 anni, sono tanti. Ho tre figli, sono vedova da 9 anni, sono commerciante. Come vivi tu i 50 anni? Io 50 anni me li vedo fisicamente e non me li sento interiormente. Quanti te ne senti? Come spirito io mi sento ancora una quarantenne. Cosa ti aspetti da noi, Marta? So di essere una ragazza carina, però so anche di non essere valorizzata al meglio, perché avendo una mamma così piena di stile, mi sono sempre sentita un po' in difetto. Non è vero, solo che io riesco a vestirmi con determinate cose e lei sempre coi jeans, magliette. Ma in genere le figlie vanno all'opposto delle madri. È proprio una forma di ribellione. Io ho iniziato presto a lavorare, mi sono sposata a 27 anni, non è stato un granché il matrimonio. Ho cercato tre figli perché comunque volevo tre figli. Prima il lavoro, poi gli impegni della famiglia ti hanno praticamente assorbito. Però, tutto quanto. Tu sei un'insoddisfatta cronica? Perfetto, sono incontentabile cronica. Ah, è un problema che conosco. Osservazione perfetta. E tu perché ti conci così? Perché sto comoda. Di solito non metto i tacchi, soprattutto in ufficio. Ma stai in piedi tutto il giorno in ufficio, vero? No, però soffro meno. Ma a 30 anni una deve un minimo, Va bene che sia appena casata, però bisogna poi tenerlo. Infatti. Che cosa c'è nel tuo stile di oggi che pensi che potrebbe essere migliorato? Io, essendo una persona un po' pazza, vorrei anche qualcosa di estroverso, di pazzo, di particolare, di unico. Però non dimentichiamoci che non hai più 15 anni. Per quanto tu possa essere una persona estrosa con una personalità molto forte, bisogna trovare le cose giuste per esprimere quella personalità. Quanto ha influenzato avere una mamma così stylish nella tua vita? Tanto, è sempre lei che mi dice questo capo è molto bello, oppure questo capo non è assolutamente adatto a te. Lei riesce ad avere un occhio clinico quando si entra nei negozi che è impressionante. Però tu non l'ascolti. Dipende dalle volte. I tuoi amici o i tuoi figli che cosa dicono del tuo stile? I miei amici mi dicono: ma cavoli, ma 50 anni è modo di andare in giro vestita? Perché sono comunque in calzoni corti e top, e questo mette in giro le ragazzine vestite così. Infatti. Io sono d'accordo. E il tuo compagno pretende qualcosa di più nel tuo abbigliamento oppure va bene così? Ma quando mi vede e mi vede molto carina, mi dice: caspita, stai bene vestita così, mi piaci molto. Se no ci sono delle volte che non dice niente. Quindi lui è sicuramente più fashion, pur facendo un lavoro piuttosto duro e idraulico. Il sogno di tutte le casalinghe. È un ragazzo speciale. E in che direzione vorresti invece magari provare ad andare? Ecco, vorrei che la gente arrivasse e mi dicesse: dove l'hai preso? Chi te l'ha consigliato? Queste cose io vorrei capire. Vorresti essere al centro dell'attenzione? Non al centro dell'attenzione, però vorrei trasmettere agli altri di dire: cacchio va, sei vestita come una fogna, quindi impara a vestirti. Cioè, mi segui? Sì. Più o meno. Io ho capito tutto. Bisogna andare un po' di taglio su Marta, anche perché quanto ci hai provato? Una vita. Ma io sempre. Però per poterti aiutare abbiamo bisogno di andare sul luogo del delitto. Check up dell'armadio. Apriamo. Ma Giulia, abbiamo sbagliato armadio. Questa qui avrà 15 anni. Ecco il mio armadio. Questo? Sì. Vado. Il resto? È sparso in giro. Posso? Ah, però c'era la sorpresa, Vedo una grande serie di pantaloncini, vero? Sì. Ne hai almeno 15, sì. E queste in che occasione li metti? Sempre? Sempre al lavoro. E sopra? Queste così qua? Sì. Ecco, il carnevale di Rio. Questo lo metto in casa? No, quelli li metto anche a lavorare. Prego. Eccomi qua. Biondo, il fucsia, la canottiera. Siamo a Las Vegas, via. Bravo. Un bel look da giorno. Pantalone, magliettina, un tocco di verde speranza. Che ce ne vuole tanta. Eccomi.
sei una bella ragazza e non ti sai valorizzare. Qua c'è lo zampino di mamma. Può essere. No, può essere, amore, si vede. Perché comunque la mamma ha una personalità molto forte. Controlla tutto, giusto? È vero. Tu questa spada te la senti sul collo. E allora sei andata proprio all'opposto. Eh sì, cioè se la mamma è stylish, io sono homeless, giusto? Lui? Lui l'ho messo una sera a ballare in piazza. Era una serata a alto tasso alcolico. Ma perché avete scelto i più brutti? Beh, però li hai comprati. Questo a un certo punto della tua vita hai detto che bello, lo compro. Quanti anni fa avrà questa roba qua? Questo qua sì, è una grande. E allora? Scusa. Vogliamo farci mancare un bel animalie? Vedrei un altro outfit da lavoro. Una gonna con una canotta. E poi magari un golfino. Che bellina che è con la gonna. Una bambolina. Cosa vorrebbe tua madre? Che tu fossi più? Che diventassi forse più donna. Ha detto mi vesto un po' da ragazzina. E tu? Voglio arrivare ad essere indipendente anche da questo punto di vista. E questo ci piace assai. Però secondo me oltre all'armadio devi cambiare anche casa. Questo qua l'ho messo una serata. Ti brillano gli occhi a pensare a quella serata. Sì, cosa è successo quella serata? Serata avevo un paio di calzoni bianchi attillati, quel cosino lì. Sobria. Sì, sobrissima. Fever night, fever night, qui. Fever. E sopra non bevi cosa? Beh, qual è il problema? Di te. Una serata al mare, tu non usi sopra l'ombelico? No. Mi spiace, non ho il fisico. Io ti dico solo una cosa, anche al mare, anche dove vuoi, il sopra ombelico rischia di cadere nella trappola della volgarità. Mi dispiace, ma questo lo dovevo dire. L'è scappata fuori così. Sarei curiosa di vedere Marta come si veste se deve uscire con il fidanzato. Gonna più corta, t-shirt con canotta. Tu hai un bellissimo décolleté, su un bel punto vita, però con queste t-shirt tutte. Secondo me devi un po' variare. Ci fai vedere un attimo quel tacco? Scusami Roby, le fai vedere così un tacco? Questo è un tacco molto alto. Quello lo mette mia nonna. Mi sembra sempre dei vestitini da ragazzina. Sono d'accordo con te. Cioè, un abitino così, scusami tanto se te lo dico, ma hai 50 anni. Sai quanti me lo dicono? Ma ti vesti così che hai 50 anni? E non ti fai due domande? Il punto è che se tu ti vesti come Candy Candy, devi capire che a un certo punto, pure Candy Candy, no, si è sposata, ha messo su famiglia, ha mollato quegli abiti là. Vediamo degli accessori, magari delle borse. Va bene, questa è una. Con questo dettaglio un po' rock di lustrini, sì, e borchie. Non so se è d'accordo tua mamma. No. Questa, che io adoro. Caruccia, non è il mio gusto. Mi piace tanto il colore. Anche a me. Ne compro una, anche a te. Oh, un bel optical così. Questo lo metti? Vai. È molto corto, secondo me. Tu lo metti quando? Anche a lavorare io lo metto qui. Ah, ecco. Sì. Mi pare di capire che la maggior parte dei tuoi abitini sono corti così. Perché a me l'abito lungo non piace. Al ginocchio no, perché mi rimpicciolisce, io sono piccola. Tra un abito sopra il ginocchio e un abito inguinale c'è una differenza. Sì, vabbè, certo. Vediamo le scarpe. Queste sono vecchie, però sono molto comode. Una ballerina. Sono rovinate, però. Se fossero solo rovinate. Sei rovinata. Questa è per l'ufficio. Una bella scarpa da ufficio, pigra. Questo è il tacco, ti rendi conto? Un compromesso. Ma tu vuoi che la tua vita sia un compromesso? No. Allora osa. Vai in ufficio con la ballerina pigra. Ti sei presa a casa di fronte a mamma, così trovi i manicaretti perché sei pigra. È vero. Il tacco, pigro. Alto, pigro. Questa ragazza va salvata, perché se arriva a 40 anni con la situazione odierna, povera. È il povero idraulico, Però prima di poter procedere, dobbiamo vederti in mutandine reggiseno. Tu indossi sempre le scarpe con il tacco? Sì, perché sono piccola. Tant'è vero che io quando vedo una donna con un bel abitino e magari con le ballerine dico, vabbè, poca finezza. Poveraccia, una povera disgraziata. Queste? Non le ho mai messe perché non ho mai avuto l'occasione di metterle. Quindi mi verrebbe da dire meno male. Te la faccio breve. Uno zoccolo, tacco argentato, plato argentato, stampa, effetto pitone, strass. No.
Questa è stupenda. Guarda. Cucù. Quella l'ho presa perché ho una maglietta viola e non sapevo in che modo abbinarla. Giusto. Quindi ho visto queste scarpe e ho detto prendiamole. Aspetta, aspetta che non me la faccio scappare. Una bella fisicità mediterranea. Ciò significa che hai delle belle spalle, un bel fianco e un punto vita direi da super vespa. Questo è un grande punto di forza. Dopo questo massacro andiamo a costruire. Vai a cambiarti, ti aspettiamo qua. Rimettiti gli abiti che avevi prima, perché noi abbiamo visto tutto e possiamo andare a fare shopping. Sicuramente mi aspetto delle correzioni nel modo in cui mi devo vestire. Emilia è una donna di 50 anni con un vissuto molto particolare. La nostra missione oggi sarà proprio quella di insegnarle che è possibile vivere una seconda giovinezza ed esprimere questa giovinezza anche nell'abbigliamento senza nascondersi dentro degli abiti adatti ad un'altra età. Ho 30 anni ed è arrivato il momento di cambiare. Voglio acquisire più consapevolezza nel modo di vestirmi e finalmente voglio farcela da sola, senza la mamma che mi dà dei consigli. Marta è una ragazza molto carina, completamente senza stile e con poca personalità. In compenso però la mamma di personalità ne ha da vendere e in questi anni l'ha anche un po' soffocata. Noi oggi abbiamo un lavoro arduo da fare, che è quello di tagliare il cordone ombelicale per ridarle la libertà che si merita. La mamma di Marta è proprio cattiva con sua figlia, ma spesso madri e figlie sono legate da un'unica cosa, il cattivo gusto. Mamma mia, here I go again. Naufraghe entrambe, ma in periodi diversi, Patrizia e Giada De Blanca compaiono quasi sempre insieme, dando così vita a una serie di congetture sui loro stilisti prediletti. Tenendo conto che la figlia ama le gonne corte, mentre la madre preferisce, per ovvi motivi, quelle più lunghe, si arriva però a un solo risultato, un eccesso di ornamenti, luccichii, scollature. Se è vero il detto secondo cui, guardando la madre, vedi la figlia a 50 anni, Giada a correre ai pari. Non c'è speranza. Eugenia e Beatrice sono sempre più simili alla madre, Sara Ferguson, che il passare degli anni intristisce e rende sempre più sciatta. Le due pupe non hanno nemmeno la scusa dell'età, ma si vestono nello stesso modo improbabile, sottolineando i fianchi sempre un po' troppo ampi. Per non parlare delle acconciature. Saranno anche nobili, ma non sembra. Ornella Muti è stata una di quelle dive che hanno fatto la storia del cinema italiano, ritenuta così bella da far impazzire perfino i francesi, che la consideravano l'emblema del sesso e del peccato all'italiana. Purtroppo si è sempre vestita malissimo, ma la bellezza e il talento nascondevano questo difetto. Cosa che non si può certo dire della figlia Naike Rivelli, che vorrebbe diventare una cantante di successo, bella e famosa come la madre. Ma per il momento l'unica cosa che le accomuna, oltre la parentela, è il cattivo gusto nel vestire. Non deve essere facile essere la figlia di Madonna, soprattutto se a 13 anni sei già più alta di lei. Insieme, mamma Madonna e la figlia Maria Lourdes hanno disegnato una linea di moda dal titolo Material Girl, come il primo grande successo della star. Tutta pizzi strappati, gonnelline e cenciosità varie. Un consiglio, cara Maria Lourdes, non cadere negli stessi errori della mamma. Andate, controllate cosa c'è negli armadi e soprattutto, alza lo stile! Sempre!
abbiamo sbagliato armadio. Questa qui avrà 15 anni. Eccoci qua nel primo negozio dove ci auguriamo tu finalmente lascerai un po' di zavorra per acquisire uno stile personale. Ma soprattutto libero. Ok. Buongiorno Antonio. La nostra buccia Emilia. Noi ti chiederemo di accompagnarla e intanto scegliamo due cose per lei. Grazie. Dobbiamo trovare delle cosine speciali. Carine. Tipo di colore. Bellissimo. Carino anche questo. Quanta roba. Promosso. Adesso, visto che hai commentato, puoi andare anche a lavorare. Iniziamo a provare. Grazie. Okay. Tacco senza paura, visto che lei è abituata e le piace. Certo, io non avrei paura neanche di usare un'altezza stratosferica. Esatto. Che bambolina che sei, eh? Mi piaccio. Sì, mi piace il fatto che hai un tacco e non il tacco della nonna. Passare dal jeans e la t-shirt a un abitino così è un bel salto di qualità, eh? Aggiungiamo una piccola chicchina. Pensavo che ti fossi dimenticata. Secondo te? Che carina. Sì, devo dire che è il suo. Poi è il tuo punto forte, quindi bisogna metterlo in evidenza a questo punto vita. Assolutamente. Cioè, cosa sì. Stai dicendo? Che tutto il resto è da buttare? No, però ha un vitino veramente molto sottile, molto da Vespa, capito? Beh, io devo dire che sono già soddisfatta con questo primo cambio, eh? Io non capisco se tu oggi hai voglia di lavorare o non hai voglia di lavorare, perché ti soddisfi subito. Bionda. Dimmi, Gioia. Abbiamo fatto un giro, abbiamo scelto un po' di cose per te. Sì. Cominciamo subito con qualcosa di molto colorato. Molto bello, molto fine. Prego. Alzati un attimo che vediamo come ti stanno comode. Comodissime, morbidissime, comodissime. Per un giorno possono andare bene, per tenerle anche... Guarda, ti dirò anche per un mese, non so, per un per un giorno solo, lasciami per un mese. Che bella che sei. Vi piace? Un sogno, eh? Vabbè, un'altra cosa, eh? Poi lo stile impero è quello giusto, no? Certo. Sì. Questa è una via di mezzo, un impero sceso. Tra l'impero e il punto vita. Poi mi piace la manichina. Sì, molto fine. Poi mi piace il dettaglio della scollatura. Anche a me molto. Questo è il vestito della libertà, eh? A 30 anni hai deciso di tirare una riga e di tagliare il cordone dalla mamma, perché non è salutare, eh? Farò tesoro dei vostri consigli. Come vedrai, ha un dettaglio molto particolare. Il dettaglio oro sul plateau che spezza con il resto della scarpa che è nera. Come ti sembra? Comodissima sicuramente. Una scarpina molto elegante. Fosse stata un colore diverso, però il nero con l'oro è elegante. Beh. Più la guardo più mi piace. Se vi do degli indizi, riuscite a indovinare chi c'è dietro? Cappello gigante da diva del muto. Occhiali da automobilista cattivo dei film. Tunica a disegni geometrici lunga fin sotto i piedi. Mini sacchetto coordinato ai colori dell'abito. Chi sarà mai? Non avete ancora capito? Ecco gli indizi. Cappello gigante, tunica fantasia, mini sacchetto. È Daniela Santanchè, talmente simile a se stessa da sembrare una caricatura. Ah, che bellina, anche con questo nero. Oh, 3 su 3, eh? Io non ci posso credere. Pensa a questa idealizzazione della mamma che tu hai. La mamma perfetta, la mamma compra uno straccetto, se lo mette addosso, wow. Lo stesso straccetto me lo metto io, sciatta. Perché secondo me lei ha un dono, però posso averlo anch'io. Già questo mi piace, eh? Una scarpa in vernice, quindi... comunque molto elegante e vedi tutta la lavorazione a traforo. Il tacco è sempre importante, ma abbiamo visto che tu sei perfettamente a tuo agio. Cosa ne pensi? Sono le scarpe che vorrei e avrei sempre voluto. Addirittura? Ah. E una volta nella vita ho provato ad averle. Questa sarebbe la scarpa dei tuoi sogni, diciamo. Questa sarebbe la scarpa dei miei sogni. Io vi devo assumere tutti i giorni per potermi vestire voi due. Mi piace molto anche sì. Questo abbinamento, sì. Con questa longuette abbiamo asciugato la parte sotto e dato più volume con la camicia. Molto bello anche questo. Poi carina la longuette che ha la vita leggermente alta che ti va ad allungare la figura. Mm. Sarà veramente dura a scegliere. Quindi vatti a cambiare e continuiamo a giocare. Va bene? Ed ecco un'altra proposta. Fammela provare che poi ti dico.
il colore e la scelta del fiore sono particolarissime. Cosa ne pensi? Questa è molto più impegnativa come scarpina. Sicuramente, sì. Beh, il colore ti lega molto alla scelta dell'abbigliamento di conseguenza. Ma bene. A questo punto c'è una necessità che è diventata urgente. Assolutamente. Che è quella di vestirti dalla caviglia in su. Quindi? Quindi basta stracci vecchi, andiamo a prendere degli stracci nuovi e belli. Con che scarpa? Questa la scoprirai solo dopo. Sorpresa! Questa qua è crudeltà però. Il colore dei capelli di Emilia è al limite dello psichedelico. Ma non sono poche le star che hanno un diavolo per capello. L'ex calciatore di Inter e Milan, Taribo West, quanto ad acconciatura non scherza. Ma apprezziamo l'omaggio implicito ai colori della sua nazionale, la Nigeria, e la fierezza con cui sa portare queste stravaganti treccine, davvero eroe africano. Agnes Duin, modella inglese famosissima, ha sempre avuto un rapporto tormentato con la sua capigliatura. Ma se il taglio corto nero poteva funzionare, il caschetto biondo l'ha resa famosissima, la semi-rasatura punk è un disastro. O ha deciso di smettere di lavorare, o è ben fornita di parrucche. Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, si è sempre presentato con una specie di caschetto, che, secondo le stagioni e i parrucchieri, era più o meno biondo. Ma questa sua immagine platinata l'ha sempre reso più bagnino che coreografo, peraltro apprezzabile. Chi non ha assolutamente scuse è André Agassi. Il tennista che all'Italian Open del 1989 si è presentato con un taglio da Est Europa negli anni della cortina di ferro. Per fortuna, di lì a poco sarebbero caduti sia il muro di Berlino che tutti i suoi capelli. Ma la peggiore acconciatura di tutti i tempi è questa nuvola frisé di Vanna Spagna, nella versione Sanremo 2008. Così ricca che avrebbe potuto fare da imbottitura a un paio di cuscini. Per sottolineare l'aspetto esotico spagnolo si è anche appuntata una rosa nei capelli, che sembra naufragata in un mare di ricci biondi. Dire che è fuori moda è dire poco. Siamo arrivati nel secondo negozio, dove troveremo la borsa perfetta per completare l'outfit che presenteremo davanti a Giusy. Adesso noi facciamo una scelta per te e poi iniziamo a provare le borse. Ok. Eccoci, è uno showroom molto bello, giusta per te. Ti faccio vedere la strada per il camerino, che è Perfetto. Questa porta qui dietro. Intanto io e Giulia andiamo a scegliere le cose per te. Tanto una clutch così non si può non prendere. Guarda, perfetta per come sono vestita io. No? Io non pago niente, eh. Ok, basta. Direi che ci siamo. Andiamo a provare. Oh, grazie. Cosa ne pensate? No, cosa ne pensi tu? Mi trovo un attimino in imbarazzo vestita così, io, credimi. Perché? Perché non mi sento a mio agio, non è il mio stile, non ci sono abituata. Perché questo è l'abbigliamento di una donna di 50 anni. Questo non è un outfit da vecchia sciura. Questo è un outfit comunque moderno. La camicetta mi piace tantissimo. Molto fine, molto elegante. Brava. La gonna, se fosse un attimino più corta, no, me la sentirei molto di più. Non sei Samantha Fox. Ma tesoro mio, lo so che non sono... Devi renderti conto che non sì, sei Samantha Fox. Sì, vabbè, ma non vestirmi come, allora, come una donnina io di 50 posso dirti anni, ti prego. Ti posso concedere qualche centimetro in meno, ma... Troppo corto diventa esagerato. Sì, certo. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Questo è un trick track. È un borsello uomo degli anni 70. Ti ricordi quando gli uomini si mettevano il borsello a mano? Sì. Ma se okay. Lei è nata nell'83. Beh, però magari avrà visto delle foto, ne avrà sentito parlare. Quindi ha una doppia apertura a trick track da questo lato e un'apertura a cerniera. È bellissimo. E hanno riproposto poi questi colori un po' vintage. Prego. Sì, è veramente molto carina. Pazzesco come ci si abitua subito al bello, eh? Decisamente. Eccomi qua.
Velocissima. Ah, stai molto bene, sai? Tu dici? Qual è il problema? Il calzone mi piace tantissimo. La maglietta mi lascia desiderare parecchio. Mi piace la parte davanti. Se già io mi giro, io già mi vedo vecchia. Ma perché? Perché quella stoffa qua dietro mi dà l'impressione proprio della persona anziana. Ma scusami, la particolarità di questa maglietta è il fatto che di raso davanti, con questo drappeggio a livello del décolleté, quindi comunque che valorizza molto, e poi sia le maniche che il dietro è di jersey di cotone. Io non vedo dove fa vecchia. Sono d'accordo con te, però a me non piace. Voilà. Che bella. Questa è una Dr. Bag color argilla. Provala. Bellissima. Cosa dite? Bella. Promossa. Molto di classe. E anche con un jeans. Ecco, non proprio questa maglietta, però. Devo dire che è una brava allieva. Sì, 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 mi sta dando tanta soddisfazione. Ma sai, quando una donna inizia a vedersi bella, con le cosine giuste, per forza si appassiona, eh. Emilia e Marta sono così diverse per età e genere di vita. Ma ho un consiglio di stile per tutte e due. Una bella borsetta super colorata. Si dividono in due grandi categorie le donne. Quelle che non sanno resistere a un paio di scarpe e quelle che amano alla follia le borse. Io mi iscrivo alla seconda specie, sentendomi per di più giustificata da un libro, 50 borse che hanno cambiato il mondo, di Robert Anderson. Una vera e propria operazione psicanalitica, solo che sul lettino non ci sono le signore, ma le borsette. Quello che non dice è il fascino nuovo della borsetta coloratissima, che fa sembrare i neri, blu, beige, il segno smunto di un periodo passato. La borsa oggi può essere arancio, verde, lilla, turchese o su ciliegia. Toni spiazzanti, usati per creare un effetto spiazzante, secondo quello che viene definito color block, un termine derivato dall'arte. Niente viene più coordinato, tutto si oppone. Con beige e bianco, il turchese. Con rosa e nero, il viola. E via azzardando. Basta una borsa full color per cambiare lo stile e l'umore. Eccomi qua. Un'altra Emilia, secondo me. Il tailleur ti si cuce addosso perfettamente. Se noi provassimo quei pochi centimetri in meno, mi darebbe no. Io ti assicuro, Emilia, che la lunghezza della gola va benissimo. Non hai bisogno di accorciare niente, è perfetto. Non mi vedi vecchia con un tailleur così? No, non ti vedo vecchia, anzi, ti vedo donna sicura, di successo. Se la metti su questo piano io sono d'accordo con te. Io direi di passare ad una Tammy in coccodrillo. Questa è veramente carina. La Tammy è il suo modello preferito. Sì, esatto. Poi in coccodrillo. Poi una borsa così dura una vita e anche oltre. Eccola. Ti dico una cosa. Quando inizi così io c'ho un po' paura. Non ne vado pazza, però mi attira molto di più. Mi ci vedo molto di più. Ma io credo che ti valorizza tantissimo, sia per via del colore della gola, sia per via della forma della camicia. Tu volevi qualcosa che la gente notasse per prendere esempio da te. Vestita in questo modo vedono anche una bellissima donna con molto stile. Una clutch, la stavo aspettando, ti dico la verità, anche perché l'ho scelta per prima. Lucertola, color sabbia. Molto elegante, sì. Sì. Bellissima. Sì. Mi piace tanto, amore, lo io sai. Io sono sordo, anzi sono sardo. Tu sai quante volte lo dice? Sempre, ormai tutte le volte. Secondo me riuscire a far shopping con il tuo compagno e farlo investire su una bella borsa. Ci proveremo. Lui bellissimo, sarà il primo, Giovane, anzi il secondo. La prima secondo. Sarai tu, esatto. E lui sarà il secondo. Terza la mamma, esatto. Dai, la mettiamo al terzo posto. Ne sono convinta. Bene. Perfetto. Adesso cosa manca da fare? Vincere la sfida. Assolutamente sì. Oggi ho imparato tante cose sulla mia fisicità, ma non solo. Ho imparato ad essere anche più indipendente
e sicuramente anche più libera dal piacere per forza a mia mamma. Che soddisfazione! Stamattina abbiamo trovato una ragazza piena di pregiudizi dati dal rapporto con la madre. Siamo orgogliosi oggi di presentare a Giusy una nuova Marta, libera di volare, ma soprattutto di volare da sola. Eccola, quindi? Per una volta mi sento signora. Perdonatemi, però secondo me avete ingannato tutto il resto. Questa volta mi sento signora. Secondo noi è giusto che una donna della tua età e della tua posizione come imprenditrice, eccetera, avesse anche quel tipo di informazione. È chiaro che poi dulcis in fundo, si dice, no? Mi sento a mio agio, mi sento una signora, mi sento bene, me ne vado con questo vestito. Non è ancora finita la giornata, perché noi dobbiamo andare davanti a Giusy e vincere la sfida. Anche. Emilia ha un caratterino mica da ridere, sa quello che vuole e molto poco propensa al cambiamento. E non era molto entusiasta. No, niente andava veramente male, ma niente andava veramente bene. Esatto, però... all'ultimo cambio pare che il ghiaccio si sia rotto e forse ha scoperto una nuova via per l'eleganza. Dell'ultimo vestito che mi ha fatto indossare, molto soddisfatta, però insomma mi ha fatto impazzire, quindi cioè mi ha fatto soffrire questo momento e non mi sembra giusto, onestamente, voglio dire. Emilia ha deciso di rimettersi in gioco dopo essere rimasta vedova e ha preso questa sfida molto seriamente. Brava Emilia, non è mai troppo tardi. Courtney Love è stata una delle vedove più chiacchierate del pianeta. E del resto, la sua fama è dovuta in gran parte all'essere la vedova di Kurt Cobain. Non ha mai perso la sua attrazione per i vestiti di grandissima moda, trasparenti e firmati, così pallida e diafana da sembrare un fantasma, ma un fantasma con scarpe di Chanel. Vedova non proprio inconsolabile, ma sempre con l'aria sofferente, Carolina di Monaco è stata l'eroina dei rotocalchi, che hanno seguito con apprensione ogni suo fidanzamento. Nemmeno il matrimonio con Ernst von Hannover, scippato a una delle sue più care amiche, è servito a ridarle il sorriso. Però si veste sempre con grande compostezza, ispirandosi forse alla madre Grace. Yoko Ono, oltre a essere la vedova di John Lennon, è anche un'artista molto stimata. Ma non serve. Per tutti è la donna che ha distrutto i Beatles e condannato i suoi membri a un destino di solitudine. Ma un merito dobbiamo riconoscerglielo. Da 30 anni accompagna il ricordo di suo marito con grande devozione. Qui sembra un folletto con la tuba in testa e ha un che di magico, come se fosse uscita da un verso di Lucy in the Sky with Diamonds. Chissà come si sente Michelle Williams a essere la vedova di Heath Ledger, attore molto amato, diventato un mito proprio per la sua morte prematura e misteriosa. Nonostante il dolore, ha mantenuto un aspetto assolutamente etereo, anche sul red carpet di un baraccone come la notte degli Oscar, quasi che suo marito fosse ancora al suo fianco. Ogni tragedia ci insegna che chi muore giovane resta giovane per sempre. O, come canta Guccini, che gli eroi sono tutti giovani e belli. Mi sento una signora, mi sento bene, me ne vado con questo vestito. Adesso cosa manca da fare? Vincere la sfida. Assolutamente sì. Bentornati. Com'è andata con le vostre bucce? Bene. Bene. Quello che preannunci te poi riserva delle belle sorprese. Vi ricordo che la vincitrice avrà la sua foto pubblicata su Io Donna all'interno della mia rubrica Tocco di Classe.
E adesso voglio sapere un po' com'è andata. Matteo, Giulia, raccontatemi di Emilia. Un pezzo di pietra che noi abbiamo dovuto scalpellare. C'è da dire che non ha avuto una vita particolarmente facile. C'è stato un matrimonio, i figli che sono una grande gioia, e poi qualche anno fa purtroppo è rimasta da sola con il grosso impegno di dover provvedere a questi ragazzi. Di conseguenza lei si è trovata oggi, a 49 anni, a aver voglia di vivere una seconda giovinezza. Però ha generato un grosso pasticcio nel suo armadio. Tanti vestiti estrosi che vanno bene per una ventenne. Poi il più grosso difetto di Emilia è che soffre di insoddisfazione cronica. E questo è un problema. Quindi abbiamo veramente faticato durante la giornata, perché anche quando va bene, non va bene. Non va bene. È com'è. Sì. Bene, sono sempre più curiosa di vedere il vostro lavoro. Matteo, Giulie, fate entrare la vostra buccia. Eccoci qui. Sono colpitissima subito dai capelli, perché il taglio mi piace moltissimo. È un gran lavoro. C'è da dire che risaltano molto le occhi, che molto, si notavano molto di meno prima, sì. E questo vestito così singolare? È una cosa abbastanza semplice, ma con piccoli particolari che lo rendono più speciale. È un fresco di lana, c'è tutto il gioco del drapeggio e dei profili neri in cotone. Lunghezza ginocchio. Saggia. È più giusto. Sì. Però, come puoi vedere, abbiamo osato le spalle scoperta, che comunque Emilia ha quasi 50 anni. Però... delle belle spalle, però. Spalle americane stanno bene. Bel fisichetto tonico, esatto. Lei diceva, la più grande soddisfazione per me sarebbe quella di sentire che le altre persone mi osservano per dire guarda com'è ben vestita, com'è stilosa, che belle cose ha scelto questa signora. Emilia ha una fortissima personalità, quindi rispecchia nella scelta delle scarpe molto, molto, sì, secondo me, particolari, raffinate. Molto, sì. Ci sembrava più giusto lasciare l'estrosità solo su un accessorio. Emilia, cosa ne dici? Innanzitutto io devo ringraziare i miei due stylist adorabili, pazientosi, perché comunque li ho fatti impazzire. Un grazie particolare a Francesco Parrucchieri, perché comunque ha fatto un bellissimo lavoro, perché ne esce un viso completamente diverso. Un'altra persona, veramente. Mi ha dato un tocco in più alla mia vita, che comunque ci voleva. Poi questo tocco in più te lo puoi permettere da tutti, grazie, i punti di vista, perché devo, grazie, dire, bella figura, tutto viene fuori esaltato da questo lavoro, no? Bravi. Però devo vedere cosa hanno fatto i vostri concorrenti, i temibili Moore. Come ve la siete cavata? Siamo arrivati a casa di Marta e ancora prima del check-up dell'armadio ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava. La mamma. Avevo avuto ragione. Sì, la mamma, una bella sciura milanese con una personalità molto forte che controlla Marta e la giudica. E devo dirti che quando abbiamo aperto l'armadio poi abbiamo trovato la sorpresa, cioè la ribellione di Marta era attraverso lo stile. Solo jeans e t-shirt. A stock. Sì. Tutto piatto. Nessuno sforzo di personalità per una ragazza comunque bella come Marta e giovane. Eppure Giusy il piattume. Abbiamo dovuto fare proprio un lavoro di recisione del cordone ombelicale tra la mamma e Marta. Ma sono arrivati i Moore. Esatto. E hanno reciso. I nostri supereroi. Eh sì. Bene, sono veramente impaziente di vedere la vostra operazione. Allora, fuori la vostra buccia. Aveva soltanto jeans e magliette, devo dire, tanto fatto un bel balzo in avanti. Sai qual era il problema di Marta? Che da una parte si ribellava con lo stile a questa mamma molto forte, dall'altra ci ha chiesto di essere una donna di 30 anni raffinata, con uno stile ben definito. Oggi c'è un bel risultato. Allora,
Qui scommetto che c'entra Roberta. Abbiamo optato per un abitino che può tranquillamente essere da giorno e anche da sera. E poi siamo andati di contrasto con una borsetta anni 50. E le scarpe hanno questa suola carro armato un po' particolare che danno a Marta quella grinta per fare tanta tanta strada. Bel gioco di equilibri. Marta, e tu con questa trasformazione così totale? Io sono veramente felice. Questa è stata un'esperienza veramente grande. Loro sono veramente fantastici. Non pensavo tirassero fuori delle problematiche che effettivamente ci sono. Non sono cose gravi, però sono sicuramente cose a cui devo pensare adesso. Certo, in qualche modo incidono. Anche poi in come ci si veste, in come ci si pone. Ti senti a tuo agio? Assolutamente sì. Bene, sapete però che prima del verdetto devo far entrare anche i vostri rivali, Matteo e Julie. Allora, momento fatale. Partiamo da Matteo e Julie. Avete fatto, come sempre, un lavoro molto accurato e anche molto preciso, perché capisco che siete arrivati per gradi a questo risultato, che apprezzo molto, perché c'è quel tocco malizioso della scarpa che trovo molto divertente, nel senso che dà un'idea molto carina. Lei ha gli occhi che ridono in questo momento, quella scarpetta veramente proprio adatta al suo sguardo. Moore, questa volta giocavate facile però, facile facile, perché devo dire che Marta è talmente carina che immagino veramente che vestirla sia stata una cosa abbastanza divertente, anche semplice, nel senso che le sta bene praticamente tutto. Però questa ragazza aveva un problema davvero serio e aveva bisogno di emanciparsi. Io sono soddisfatta di questo lavoro. Non potendo premiarvi tutte e due, devo fare una scelta. Quindi io vi dico che questa volta vincono i muri. Bello, sono contenta. Marta, veramente non ti aspettavi di vincere? No, no, sinceramente no. La mamma ha colpito duro. È un nuovo inizio, senza il cordone. Questa vittoria deve essere la partenza, sì, in tutto. Bene, a questo punto la vincitrice che avrà la sua foto pubblicata su Io Donna, all'interno della mia rubrica Tocco di Classe, è Marta. Dinah.